riplive.it. The next step. Anche noi siamo molto ironici e parliamo del curriculum. Dunque, oggi va molto di moda il curriculum. Non si può fare, a niente si può aspirare senza aver composto il proprio curriculum. Abbiamo allora pensato di scrivere e interpretare a nostro modo tre esempi di curriculum, a partire da una considerazione filologica. Il termine curriculum viene dal latino, o meglio dal latinorum, per dirlo alla Manzoni. La parola curriculum ha in sé la voce curi, che ha evidentemente il significato di correre, perché bisogna correre di qua e di là per consegnare a più persone il nostro curriculum. E quella più esplicita, di culum, perché occorre farsi un culum, perché qualcuno finalmente si accorga di noi e ci dia una risposta. Leggiamo tre brani. Il primo è della Wisława Szymborska, che è una poetessa polacca, premio Nobel nel 96, e si intitola Scrivere un curriculum, ed è tratto dalla raccolta della Szymborska Vista con granello di sabbia. Cos'è necessario? È necessario scrivere una domanda e alla domanda allegare il curriculum. A prescindere da quanto si è vissuto, il curriculum dovrebbe essere breve. È d'obbligo concisione e selezione dei fatti, cambiare paesaggi in indirizzi e ricordi incerti in date fisse. Di tutti gli amori basta quello coniugale e dei bambini solo quelli nati. Conta di più chi ti conosce, di chi conosci tu. I viaggi solo all'estero, l'appartenenza a un che, ma senza perché, onorificenze senza motivazione. Scrivi come se non parlassi mai con te stesso e ti evitassi. Sorvola su cani, gatti, uccelli, cianfrusaglie del passato, amici e sogni. Meglio il prezzo che il valore. E il titolo che il contenuto. Meglio il numero di scarpa che non dove va colui per cui ti scambiano. Aggiungi una foto con l'orecchio in vista. È la sua forma che conta, non ciò che sente. Cosa si sente? Il fragore delle macchine che tritano la carta del curriculum. I due prossimi curriculum li ha scritti il nostro presidente Pino Landonio, è giusto nominarlo. Lo indovinerete poi alla fine di chi sono questi curriculum. Dunque, come si chiama? Norma Jean Mortenson. Esattamente. Nata a Los Angeles il 1 giugno 1926? Esattamente. Signorina, non dica sempre esattamente che mi innervosisce. Mi scusi. E cosa sa fare? Di tutto, ma ci sarà pur qualcosa che sa fare meglio di qualcos'altro, no? Ma ho fatto un po' di tutto. Ad esempio, l'ho scritto sul curriculum, ho fatto la vivandiera, anche se in cucina non me la cavo troppo bene, la donna delle pulizie, l'operaia in fabbrica di spolette, mi sono occupata di bambini. Di bambini? In che senso? Nel solo senso di chi si occupa dei bambini, nel senso della babysitter. A fare quello credo proprio di essere molto brava. I bambini mi prendono tutti in simpatia e io li faccio giocare, gli racconto delle storielle. Sì, ma tutto questo è generico. Lei sa che qui siamo esigenti, vogliamo personale qualificato. Lei che cosa ha studiato? Ho fatto le medie e un po' delle superiori, ma non sono riuscita a finirle. Vedi, benedetta figliuola, qui da noi un titolo è necessario. Ma, scusi, i suoi genitori non ci hanno pensato. Che vuole che le dica? Mio padre non l'ho neanche conosciuto. Mia madre era ammalata. Ho vissuto in un orfanotrofio, oppresso famiglie. Non ho avuto molto tempo per studiare, anche se ne avevo voglia. Mi spiace. Ma qui non la possiamo assumere, siamo una ditta seria noi. Ci vuole un buon curriculum, un titolo di studio e delle referenze che lei non ha. E allora, cosa mi consiglia di fare?
Ma non saprei. Non siamo un ufficio di collocamento. Potrebbe provare a Hollywood, in un lavoro di comparsa, magari la può lì trovare, può trovare. È una parola, ci ho già provato, ma anche lì sono esigenti e vogliono raccomandazioni. Allora non so proprio cosa dirle, signorina Norma Jean. È così che si chiama, vero? Sì, Norma Jean Mortenson. Certo che anche il nome non l'aiuta. In che senso? Nel senso che è complicato, lungo, si fa fatica a ricordarlo. Non potrebbe cambiarlo. Ma ci ho pensato. Eppure ci pensi, è l'unico consiglio che le posso dare, soprattutto se vuol fare la comparsa oppure la modella, perché no? Le basterebbe perdere qualche chilo di troppo e magari un lavoretto lo potrà anche trovare, ma cambi quel nome, mi dia retta, lo cambi, ci penserò. Grazie intanto per i consigli, ma un nome facile, ma mi raccomando, che le piaccia, ma che le piaccia non ce l'ha. Mi piacerebbe Marilyn Monroe. E allora scelga Marilyn. Non è male, sa? Non è male. Buongiorno signorina, buona fortuna. Avanti un'altra. Curriculum numero 3. Mi mostri il suo curriculum. Curriculum? Che intende? Intendo curriculum, non faccia il furbo. Cosa ha fatto finora? Ho studiato. Ah, bene. E cosa crede che abbiano fatto gli altri se non ho studiato? Non so cosa dirle. Intendo cosa ha fatto lei finora per dimostrare di saper far qualcosa. Niente. Ho sempre studiato. E non si vergogna. Alla sua età. E come si è guadagnato da vivere? Ho utilizzato un'eredità dello zio. Bello scroccone, ma bravo. Bello studiare a UFO. Ma io... A me piace studiare. E a chi non piace studiare pur di non far niente? Ma non si vergogna? E perché dovrei vergognarmi? Ho forse rubato qualcosa a qualcuno? Forse non avrà rubato, ma certo non ha dato un bel esempio. Ma io non volevo dare un esempio a nessuno. Studiavo per me stesso. Lei continua a fare il furbo, a far finta di non capire. E cosa ha studiato, se è lecito? Fisica. Ho studiato fisica. Mi piace la fisica. Intende l'educazione fisica? Ma no, la fisica teorica, lo studio della materia. Ma quale fisica è fisica? Lei è venuto qui per prendermi in giro. Ma io non la voglio prendere proprio in giro, cerco solo un lavoro. E che lavoro vorrebbe fare con tutta quella fisica? Ma potrei insegnare. Questa è bella. Vorrebbe insegnare ad altri a fare lo scioperato come lei. Perché non le pare che la fisica sia una cosa da imparare? L'educazione fisica sì, ma la fisica di cui lei parla a chi vuole che serva? Penso che possa servire a tutti. Ma mi faccia piacere, in ogni caso qui ci occupiamo solo di lavori manuali. Sarebbe a dire? Lei sa far traslochi o servire ai tavoli di un ristorante o far le pulizie? Lei sa far questo? Per la verità non l'ho mai fatto, ma se necessario ci posso provare. Beh, allora compili il curriculum, ma non si faccia venire troppe speranze. E perché no? Perché c'è gente molto più sveglia e con un curriculum molto più bello del suo. E cosa devo scrivere nel curriculum? Nome e cognome innanzitutto, e poi la data di nascita e dove abita. Ma le devo dire proprio tutto. E sì che ha studiato fisica, come dice lei. Ma a proposito, come si chiama? Albert. Albert Einstein. Scusate un attimo una cosa. Io, dato che finisce con questa serata un mandato elettorale... Questa serata è nata con questo mandato elettorale.
Volevo ringraziare un attimino le persone, tutte quelle che hanno collaborato, quelle che hanno aiutato a far sì che si realizzasse la notte del lavoro narrato anche a Canegrate, e quindi Manuela e poi Pinuccia. Ma in particolar modo, se permettete, Franca, che ha portato a Canegrate questa notte del lavoro narrato. Live.it. The next step.